Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo gioco qui sto già giocando e che non sono riuscito a far partire in tempo. Si chiama Thrill Hunter, non è un gioco online ed è secondo me molto carino. Ecco, infatti stavo già per dire che ci avevo già giocato, ma si dimostra tutto il contrario. Ma ci ho già giocato, sono già un po' avanti. L'ho ricominciato per fare questo video e niente, speriamo che venga bene. È il mio primo video, quindi dai. E allora, questo gioco, un gioco di moto, se chi non l'avesse ancora capito. E non farò solo questi sul canale, però questo lo porterò avanti perché secondo me è un gioco molto carino, che a me piace veramente tanto, perché ci ho già giocato, l'ho già fatto due volte. E spero davvero tanto che possa piacere anche a voi. Intanto sto un po' giocando, vediamo di fare fretta. Ragazzi, sono abbastanza bravino, mi ricordo più o meno le mappe, so più o meno come si fa ad arrivare prima di certa gente, di alcuni è facile, di alcuni è difficile. Ok, niente, sono i titoli di coda. Ok, ti sei svegliato finalmente presto, vai al saloon. Ok. Allora, inizia. Quando ti abbiamo trovato tra le macerie, la tua moto era distrutta. Vorrei tanto lasciarti riposare, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. C'è una vecchia moto sul retro, la chiama l'armadillo. Vai a vedere se funziona ancora. E quindi facciamo una pista, in teoria. Che è questa, quella di prima in cui ci siamo sfondati, in teoria. Non me ne da un po' di tempo che non ci gioco veramente, quindi c'è da abbastanza tempo. Cioè, mi ricordo ancora perfettamente che c'è l'armadillo, che qua non mi ricordavo mai che crollava. Pensavo stesse di nuovo per crollare, ma no, meno male. Ok. Mi ricordo che alla fine ci si fa sempre male. Che non vi so dire se è una cosa positiva o negativa, ma ehi. Ok, partiamo, andiamo avanti. Completata, sembra che l'armadillo funzioni ancora bene. Non è la moto più veloce del mondo, ma per il momento basterà. Bene. Io, bitch, sono passato di livello, perfetto. Ok. Non so perché non mi ha fatto mettere difficile. Grazie, ok. Questo bambino, il fan, devi essere un vero duro per essere sopravvissuto al crollo. Non puoi sapere qua. Sai fare anche delle acrobazie eccezionali? Ho trovato un posto perfetto per quelle, vai a provarlo. Vabbè, accettiamo. Vi dico solo una cosa. Faccio le acrobazie, sono abbastanza bravo a fare le acrobazie, vi farò vedere come si fanno. Vuole vedere quelle? Glielo faccio vedere. Niente, scherzavo, ho una moto stupida. Sta moto fa schifo, devo farle per forza in alto le acrobazie. Poi posso farle solo così. Finché non trovo altre moto, non la miglioro. Cosa vi posso dire? Ragazzi, sono veramente, cioè, se volevate che portassi questo video con un po' di calma, magari ve lo potevo portare. Sì. A sinistra ci sono delle fantastiche statistiche di genere. Oh, andiamo con la misteriosa tenda rossa. Vabbè.
Se volete che lo faccio con un po' più di calma, però io cioè, l'ho già portato come vi ho detto, quindi fanno un po' più in fretta perché tanto le cose le so. Ok. Capovolta super fantastico. Ah, il cartografo. Salve straniero. Sono talentuosissimo cartografo del villaggio. Per i profani significa che produco le mappe. Spero che lo si sappia. Che ne dici di aiutarmi? Ok. Passo la maggior parte delle mie giornate a lavorare questa mappa del mondo. Maledetto. Toccala per vedere cosa ho fatto finora. Beh, se mi ricordo bene, tipo, dice che lo vorrebbe fare lui, ma sono un esploratore scarso. È qui che entri in gioco tu e quella bella moto. Prima fermata, strada del mercato. Prego. Cioè, grazie. Prego. Direi di farne ancora... tre piste, poi basta. Qualche missioncina, perché adesso è tutto un pelino noioso che non hai la moto forte. Allora, tieni premuto per ricominciare tutta la gara ed è quello che faccio sempre perché voglio fare un bel tempo. Perché queste cose in cui c'è l'esplosione di monete non ti ricominciano tutta la gara, ma solo dal checkpoint, che sono le esplosioni di monete appunto. E ti... niente. No, però il tempo continua da dove mentre se la ricominci. Riparto da zero. E devo sempre fare un bel tempo. Oddio, che palle. Non so se ne faremo tre. Oddio, che salto! Fighissimo. Fighissimo. E non sono nemmeno esploso. Ah ok, sì, c'è anche la parte più o meno online. Sono dei primi 27% della strada del mercato mondiali. Primi 51% della strada dei mondiali. Cioè, totale. Magari il giorno ci dirà se c'è ancora la tenda rossa. In caso. Magari boh, lo so. Ok, Mirella. Ciao straniero, mi chiamo Mirella. No. È una vera dipendenza quella da caramelle. Ok, sì, me lo ricordavo che aveva la dipendenza da caramelle. Ultima pista. Ho bisogno subito di una caramella, ma costano care. 10 monete dovrebbero bastare. Ne 378. Sbrigati prima che basta. Le ho già. Le ho già. Cosa mi servono? Vabbè. Attraversare i checkpoint. Quello che vi dicevo sono quelli. Causano delle esplosioni di moneta. Ogni checkpoint che superi senza schiantarti ti dà più moneta. Allora vediamo di farlo senza schiantarci. Superato. Perfetto. Oh, attenzione a quella. Cavolo, è proprio una pista. Cioè, sembra quelle piste tipo fatte apposta della morte, tipo dei film. Sono arrivato. Nuovo record. Beh, per forza. Sono te i primi. 27 anche qua. E lì sono andato, dai. Primi 44. Perfetto. Vuoi sapere cosa si c'è l'altra la misteriosa tenda rossa? Sì. Beh, peccato, voglio altra caramella prima di buttare il sacco. Ok. Direi che va bene. Tutto ok. Avanti, in cassa. E ok. Ragazzi, vi lascio qua. Ci vediamo col secondo episodio.